Mestrino Web TV, cambia provincia, arriviamo a Venezia. Siamo in compagnia di Davide Scano, uno dei possibili candidati alla carica di portavoce sindaco per il comune di Venezia. Davide, onorata di fare la tua conoscenza, i miei Piacere. personali e quelli del mio gruppo, in bocca al lupo per questo Grazie. titolo. Ascolta, in questo momento il 5 Stelle sta lavorando su diversi fronti. Il primo obiettivo saranno le regionali a marzo. Noi del 5 Stelle cosa potremmo portare in più a questa regione tanto martoriata e a Venezia, una specificità di territorio molto particolare? Per riguardo a Venezia è facile dirlo, bloccare tutto il sistema delle grandi opere, delle grandi truffe che il sistema Galan e Zaia ci hanno lasciato e quindi tutto il sistema della sanità con i project financing truffa. Noi posso dire questo, un nostro attivista ha lavorato tantissimo, ha lavorato mesi e mesi su un esposto alla Corte dei Conti sul project financing dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. Ecco, da quell'esposto lì sono partite delle indagini che adesso sono aperte, la Corte dei Conti ha aperto quattro fascicoli sul project financing dell'ospedale di Mestre e a cascata Zaia di tutto punto vuole ripetere questo strumento del project financing per fare altri ospedali a Padova piuttosto che a Vicenza, mi pare. Ecco, questo è il sistema che dobbiamo smantellare, i project financing truffa che costano di più alle nostre tasche, il sistema delle maxi opere che non funzionano, dobbiamo spingere sull'SFMR, quindi sul trasporto ferroviario, non sulla TAV che non serve a nulla. Ecco, questo è diciamo, il MOSE, ovviamente abbiamo visto com'è andata a finire. Ascolta, domanda bruciapelo, sì o no? Ma i veneziani questo Mose lo vogliono? Ma i veneziani hanno sperato sin dall'inizio che il MOSE servisse. Il problema è che si sta rivelando per quello che era una maxi truffa ai livelli più alti di governo centrale, partita ancora negli anni 80 questa operazione, ed era una macchina mangiasoldi, cioè 6 miliardi di euro per fare questa cosa che diciamo molto impattante sulla laguna, e che non si sa ancora se funzionerà. Noi auspichiamo che funzioni, ma siamo già col timore che di mettere 30-40 milioni di euro ogni anno per la manutenzione ordinaria. Quindi è una cambiale in bianco che questi palazzinari, questi signori del cemento, le solite imprese che conosciamo, hanno aperto con lo Stato, con politici conniventi. Guarda, ascoltarti bisognerebbe stare qui una giornata perché il problema è molto ricco e articolato. Noi vi auguriamo un grosso in bocca al lupo, buone elezioni, buone comunarie, un buon Grazie a tutti regionale e voi. chissà che tornino a brillare le stelle anche su Venezia. Certo, anche in laguna. Ciao. Ciao.